Perché lascia perdere Johnny è rimasto single? C'era un corto prima, ovviamente, ci sono anche altre esperienze. Perché un lungometraggio? Allora, buongiorno, voglio essere sincero con voi. Il film che avete visto è del 2006. Fare la regia di un film per me è un'assunzione di paternità. Il film per un regista diventa un figlio, per quel periodo in cui lo covi, lo curi, ti appresti a farlo è. Diventa la cosa più importante della tua vita. Io nel 2007, cioè l'anno dopo, ho avuto il mio primo figlio. Vero, non un figlio. Nel 2009 ho avuto il secondo e nel 2012 ho avuto il terzo. Lo dico sinceramente, non sono più riuscito a considerare qualcos'altro più importante di me. E quindi non ho più fatto regia. Questa è la risposta più sincera che potevo darvi. Adesso stanno crescendo, magari quando si smancheranno da quell'età in cui hanno bisogno della vicinanza dei genitori, forse ci potrò ripensare. Ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Grazie. Invece, cosa ti aveva portato a dirigere questo film, proprio questa storia? Allora, io ho frequentato per tanti anni, diciamo dal 92, la piccola orchestra di un Travel, non so se la conoscete, si merita un applauso. Con loro ho fatto concerti, opere, abbiamo fatto. Abbiamo condiviso furgoncini, stanze d'albergo, camerini, palcoscenici e durante queste serate ci sono i racconti. E adesso non c'è più da 6 anni, Fausto Misolella, io farei un altro. A cui vorrei dedicare questa. Chitarrista sublime, raccontava la sua vita proprio a 360 gradi e io questi racconti li ho sentiti, risentiti come capitano. E da lì sono partito, da questi racconti. E quando Fausto, che era molto diffidente, ha incominciato a capire che quei suoi racconti stavano diventando qualcos'altro, perché poi sono stati questo ragazzetto che parte con la sua chitarra, sono io. Sono anche io, anche se io sono partito da Milano, ho fatto il percorso inverso. Sono partito da Milano e sono andato a Caserta, non sono partito da Caserta, sono andato a Milano, però c'è molto di me. Allora Fausto cosa ha fatto? Ha aperto un cassetto e mi ha detto tieni, e mi ha dato un CD con tutte le musiche che lui aveva scritto e che non erano diventate canzoni e che aveva nel cassetto. E quelle musiche sono le musiche che avete sentito, sono diventate la colonna sonora del film. Ho avuto il privilegio, perché questo è veramente un privilegio, almeno per me. Di scrivere la sceneggiatura ascoltando la musica che sarebbe il film. E questa mattina per me è come se Fausto per un'ora e mezza avesse suonato il Pozzeria di Bari. Tu hai visto questo film recentemente? Non così recentemente, purtroppo, avrei voluto esserci con voi stamattina, volevo sentire come il film muovevate. Però per me è un orgoglio, insomma, speriamo film invecchiare in 6 mesi. Per me è un film che dopo 16 anni è ancora guardabile, nessuno di voi è uscito, mi sembra.
c'era la fila fino fuori alle 9, meno un quarto c'era la fila fino fuori, vediamo le foto. Io andavo a camminare con domani, però diciamo che ci credo anche senza le foto, basta guardare. Grazie.